che si chiama questa volta Porta un libro a Portalba, era un book mob di protesta ma di proposta. Non siamo d'accordo con la chiusura delle bancarelle, ovviamente cerchiamo di legalizzare delle situazioni storiche, culturali che arricchiscono il nostro patrimonio e non di distruggerle con una sanzione, quindi con la difficoltà in cui già versano. Il book mob era un momento simbolico di scambio di libro, perché la cultura va alimentata e non distrutta, ovviamente, insomma. Noi con la Bottega delle Parole, che è la mia associazione, e Libri in Circolo abbiamo avuto questa indignazione per questa situazione in un momento culturale così difficile. E l'intento di questa manifestazione è di essere un punto di partenza per un tavolo di discussione tra editori, librai e associazioni culturali, perché quello che manca è un'unione, una sinergia per sconfiggere questo momento così difficile. Era necessario, perché Portalba è uno dei beni fondamentali della nostra città, da un punto di vista culturale è un riferimento assoluto e ce lo stanno smantellando. Quindi abbiamo deciso di, insieme alla Bottega delle Parole, Libri in Circolo e tutti quelli che sono venuti qui oggi, di dar vita a questa forma di protesta allegra, perché poi consiste nello scambio semplicemente della cultura, come è sempre la tradizione del nostro book mob. Sono sinceramente fiducioso che tutto possa risolversi per il meglio, perché non c'è nessun motivo per togliere a Napoli un baluardo come le bancarelle dei libri di Portalba. A settembre, infatti, in questo senso si muove la Fiera del Libro, che si chiama Ricomincio dai Libri, 20 e 21 settembre a San Giorgio a Cremano, e sarà un momento proprio per riproporre alla città di Napoli, alla sua provincia, partendo anche alle volte dai lati periferici, un momento editoriale che manca, quando in realtà le piccole case editrici lavorano bene, sono tante, hanno dei testi meravigliosi, quindi vanno aiutate in questo senso. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa partendo dall'episodio che è successo 10 giorni fa, cioè quello di sgombrare le bancarelle di questa strada storica, di questo borgo culturale e letterario, e siamo partiti da quell'iniziativa per riprendere in mano un po' tutta la questione della cultura e della situazione delle librerie in cui perversa Napoli. E abbiamo deciso in questo modo di convocare un po' le case editrici e i vari comitati letterari per presentare insieme all'assessore e quindi alle amministrazioni competenti una proposta per permettere, diciamo, al borgo di Portalba di rivivere e quindi di ritornare quello di sempre, cioè un posto storico della tradizione napoletana. E diciamo che quello che sta succedendo negli ultimi tempi a Napoli per quanto riguarda la cultura, ma anche, se vogliamo dire, lo stato in cui noi troviamo i nostri beni culturali, il nostro percorso storico-artistico della città, Napoli che poi a partire da gennaio 2015 si appresta a trasformarsi in città metropolitana, noi siamo molto indietro, e obiettivamente quello delle bancarelle, l'episodio a me non ha sorpreso neanche più di tanto, perché noi ci troviamo di fronte palazzi che perdono pezzi, che si staccano ogni giorno, cantieri all'improvviso aperti. Io per esempio, per recarmi al lavoro, ogni giorno mi sembra di fare degli slalom, dei percorsi ad ostacoli, quindi a me questo non ha sorpreso, anzi io l'ho trovata l'ennesima trovata, a volte sembra anche pubblicitaria tra virgolette, di questa amministrazione comunale che oramai sembra quasi non ne azzecchi una.